A tutti voi un ben trovato con TG Imprese, nuovo appuntamento con l'informazione di Ticino Notizie per fare il punto quest'oggi sull'attualità, ma su una questione molto delicata e pericolosa anche per la salute. Parliamo infatti di Legionella, ma ne parleremo partendo dai dati, dall'attualità, con i tanti casi che ci sono stati a Corso e Tobucinasco subito dopo l'estate, ma anche che cosa si può fare. Andiamo quindi a conoscere l'ospite di quest'oggi, Stefano Pierrettori, ben trovato. Bentrovati, buongiorno a tutti. Titolare di PM Group, abbiamo proprio bisogno di capire questa legionella che tanto ha tenuto incollato i lettori ai giornali perché ci sono stati anche diversi casi di decessi. Con un istituto superiore di sanità che in Italia stima tra gli 8.000 e i 10.000 casi di legionellosi ogni anno e un tasso di letalità tra il 10 e il 15%. Stefano Pierrettori, è un'emergenza la legionella? Allora, nell'ultimo periodo è tornata la ribalta delle cronache, come hai detto, assolutamente sì, lo sta diventando, c'è sempre stata, partiamo da questo presupposto. Sicuramente ad oggi ATS, i controlli e il sistema sanitario sta stringendo un po' di più il cerchio. Vengono obbligati quindi gli amministratori di condominio, le aziende con torri evaporative a fare dei controlli, quindi vengono fatti anche dei controlli a campione, vengono campionate le acque, vengono inviate ai laboratori, i laboratori mettono in coltura l'acqua e poi viene fatta una conta batterica, quindi per vedere se all'interno ci sia o meno il batterio della legionella. E sono stati trovati parecchi casi, come hai riportato tu, si pensa a dei cluster sulla zona di Corsico, di Bucinasco. Chiaramente cercando il batterio, facendo le analisi, viene trovato, di conseguenza scendiamo in campo noi poi per aiutare l'azienda oppure il condominio o l'abitazione privata a tentare di risolvere questa problematica. Si parla di un batterio molto pericoloso, che cos'è la legionella? La legionella è un batterio che esiste in natura, quindi lo troviamo ovunque e tramite canali naturali poi arriva all'interno delle nostre case. Una volta che arriva all'interno delle nostre abitazioni o delle nostre industrie, se trova delle condizioni favorevoli, attecchisce, si riproduce e è in quel momento che diventa pericoloso perché poi flussa attraverso l'acqua che noi utilizziamo e attraverso l'aerosol, quindi non il vapore acqueo, non l'acqua stessa, ma le microparticelle nebulizzate. Viene assorbito dall'organismo. Zone più pericolose, quelle domestiche, sono il soffione della doccia, perché è il punto più vicino al viso ed è il punto dove si verificano i maggiori contagi a livello civile. Andiamo in ordine, che cosa provoca la legionellosi? La legionellosi provoca due malattie. Una è la febbre di Pontiac, che è la forma acuta, che è quella meno pericolosa. L'altra invece è la malattia del legionario. Chiamata così perché per le prime volte è stata studiata intorno agli anni 70, dove in un hotel in America c'è stato un ritrovo di ex combattenti reduci del Vietnam e tutti, quasi tutti, sono rimasti contagiati e hanno contratto la legionella. Da lì sono stati approfonditi gli studi, da lì è stata studiata come malattia e ha preso appunto il nome dai legionari, dai combattenti. Quindi attenzione ad alcuni sintomi come possono essere certamente febbri, Malessere diffuso. malesteri. Sì, malessere diffuso, febbre, difficoltà respiratorie. Ovviamente i primi sintomi ci si rivolge immediatamente Al al medico, dottore, al certo. medico, che farà degli esami specifici. Torniamo allora al luogo più difficile, più rischioso della casa, che è il bagno. Esatto. Perché? Il bagno è quello più difficile, come dicevo prima, perché è la zona dove noi veniamo a contatto avvicinandoci con la faccia, quando si pensa alla mattina uno si lava il volto, si lava i denti, si avvicina al rubinetto dell'acqua oppure facendo la doccia con il doccione. Questi punti, avvicinandosi tantissimo alle nostre vie aeree, fanno sì che diventino il vettore per trasferire il batterio dall'acqua ai nostri polmoni, quindi sono le zone più pericolose. Si parla di un aumento dei casi negli ultimi anni, solo perché c'è maggiore attenzione? Sicuramente la maggiore attenzione delle cronache ha portato a scoprire nuovi casi. Inizialmente non venivano, questo riportato dagli studi scientifici, quindi non da noi, non venivano neanche eseguiti determinati esami perché per ricercare la legionella ci vuole un esame specifico e quindi magari la struttura sanitaria lo archiviava come polmonite o come altri tipi di malattie. Ad oggi, andando a cercare l'antigene specifico, viene riscontrata la legionella, quindi i numeri aumentano. C'era anche prima. C'è un'indagine quindi Sì. più Come specifica. ai tempi del Covid, ultimamente quando esplodono delle infezioni, esplodono
dei cluster di legionelle prima di Covid, tante persone si cimentano in questo ambito e quindi vengono fatti campioni random da chiunque. È fondamentale ricordare che un campione di legionella è valido solo ed esclusivamente se è effettuato da un laboratorio Accredia. Accredia è l'ente italiano che certifica la neutralità e imparzialità del laboratorio e gli garantisce la possibilità di decretare se ci sia legionella o meno. Tutte le altre campionature non sono valide, questo viene detto perché chiaramente noi dall'altra parte, quando veniamo contattati dai clienti, tante volte arrivano con esami di laboratorio fatti da chiunque e questo non è valido, non è etico. Come avviene però il campionamento anche dal punto di vista pratico? Il campionamento viene effettuato, eseguito da un tecnico specializzato che esce, va all'interno dell'abitazione e raccoglie con un contenitore dedicato dei campioni d'acqua dal rubinetto. Acqua calda, sanitaria, viene misurata la temperatura con cui viene raccolta. Questo campione viene chiuso ermeticamente, viene messo immediatamente in una borsa refrigerata, viene portato nel nostro caso in azienda dove abbiamo un frigorifero dedicato e da lì poi viene spedito al laboratorio. Il laboratorio riceve il campione e il tempo per mettere in coltura il campione è di 15 giorni. Passati 15 giorni viene rilasciato un referto dal laboratorio con la conta della legionella, quindi ci sono dei valori ben precisi al di sotto dei quali non vi è pericolo, al di sopra vi è pericolo e sono dei conteggi numerici e in base a quello noi sappiamo quanta legionella è presente all'interno del sistema idrico dell'abitazione. E quindi si deve intervenire. Si deve intervenire. Come si deve intervenire? Esattamente, l'intervento prevede di operare sul sistema idrico. Verrà creato uno sdoppio sul tubo di carico dell'acqua, quindi di solito si opera sulla tubazione del carico dell'acqua calda nei sistemi di raccolta, quali boiler o vasche. Questo tubo viene collegato a una pompa dosatrice. La pompa dosatrice immette nel sistema idrico un biocida specifico, che possono essere ioni d'argento, può essere cloro. Questi biocidi sono presidio medico-chirurgici e sono registrati in quanto tali per la bonifica da legionella. Viene immesso nella rete idrica il biocida specifico e viene contabilizzato, per cui noi dobbiamo immettere l'esatta quantità di parti per milione che le linee guida del Ministero ci danno, di solito è 50 parti per milione. Andiamo a misurarla, quindi una volta che iniettiamo il biocida all'interno del sistema idrico, andiamo nelle varie utenze e con un spettrometro facciamo un campionamento dell'acqua e andiamo a misurare quanto biocida, quanto cloro abbiamo immesso nella rete. Quando abbiamo raggiunto le 50 parti per milione, interrompiamo, lasciamo agire il prodotto, agisce dai 30, 40 o 50 minuti. Terminata l'azione del prodotto, facciamo flussare tutti i lavandini, i rubinetti, le utenze, in modo tale che andiamo a ripulire la rete. Terminata questa operazione, 24-48 ore dopo, campioniamo nuovamente. Campioniamo soprattutto i punti risultati positivi. Inviamo il campione del laboratorio e ci sarà il solito iter che ho descritto prima dei 15 giorni. Arriva il responso, abbiamo bonificato l'impianto, quindi l'impianto, il problema è risolto, oppure in alcuni casi in presenza di tubazioni molto vecchie, impianti complicati, può essere necessario un secondo intervento di bonifica. Nelle strutture invece ricettive o nelle strutture più alto rischio non si lavora spot in questo modo, ma si dosa continuamente il biocida all'interno delle tubazioni in continuità. Quindi, stiamo parlando di hotel esatto, piscine, terme, questi posti dove c'è una forte esigenza di non avere nessun tipo di problematica, viene collegata la pompa dosatrice continua a lavorare per tutto l'anno. Questa operazione è affiancata dal DVR, che è il documento di valutazione dei rischi, che rilasciamo noi come azienda, e in questo DVR ci saranno tutte le linee guida per cercare di minimizzare il rischio. Interventi quindi anche in palestre, abbiamo esatto, citato sì. Le piscine, anche le palestre. Esattamente, tutte dove ci sono le utenze, dove ci sono soprattutto le docce, quindi pensiamo alle palestre e alle piscine, è obbligatorio agire in questo modo. Quindi in teoria gli uffici classicamente intesi sono quelli un po' meno a rischio. Un po' meno a rischio, dove però nel loro DVR, quindi lì se è previsto dal loro responsabile di sicurezza, viene previsto il campionamento, la ricerca, viene fatto. Deve esatto. essere fatto. Sì. Parliamo di consigli, dopo tutti questi dettagli tecnici molto importanti, Stefano Perrettori, abbiamo parlato di temperatura, vuol dire che il batterio della legionella vive, prolifica? Lo spettro è tra i 20 e i 60 gradi, anche se alcuni ceppi arrivano sui 65 gradi.
però tecnicamente è quasi impossibile farlo nell'ambito domestico, perché arriverebbero bollette stellari, certo, e il bollitore dopo un anno è da buttare. Chiaro. Quindi in ambito domestico come si interviene? Innanzitutto facendo flussare l'acqua calda. Non faccio la doccia, fa niente, apro la doccia 3 minuti con le finestre aperte sulla temperatura, quindi su doccia calda, e la lascio scorrere. Tutto è finalizzato ad evitare i ristagni d'acqua ed evitare le incrostazioni all'interno dei tubi. Una volta che noi facciamo scorrere acqua, evitiamo questi ristagni, evitiamo questo biofilm, evitiamo che il biofilm diventi terreno di coltura per il batterio della legionella. E un'altra procedura che viene vivamente consigliata è quella ogni 2-3 settimane di smontare i frangigetti dei lavandini, di andare a pulirli, di andare a disinfettarli, di rimuovere tutte le parti di calcare che possono diventare substrato. Sicuramente poi uno, se dovesse essere rientrare nella categoria a rischio, e ricordiamo 60 anni di età, salire, sesso maschile perché è più colpito di quello femminile, ovviamente male non fa campionare una volta l'anno le acque e capire lo stato di salute del proprio impianto. Qual è il ruolo degli amministratori di condominio? Il ruolo dell'amministratore di condominio è fondamentale in quanto ha una responsabilità sulla gestione dell'impianto. Si parla sia di ricerca della legionella che di potabilità dell'acqua, quindi chi vive nei condomini vedrà dei propri consuntivi negli ultimi anni che vengono fatti esami specifici, e il ruolo dell'amministratore è chiave, non può esimersi dall'effettuare questo test per la legionella. Grazie anche per questi dettagli, Stefano Pierrettori. Grazie davvero, grazie, buon lavoro. Grazie mille, buona giornata. A presto anche a tutti voi, grazie per aver seguito anche questo incontro di TG Imprese. A presto.